Anche la coreografia della curva del Milan ci si attende molto naturalmente da Shevchenko. Le operazioni sono rallentate perché ci sono molte arance in campo vicino alla porta, difesa da Rossi, tirate da alcuni dei tifosi dell'Inter, e dunque per questo Collina ha fatto ripulire il campo prima di dare il fischio iniziale. Subito Serginio, non esce dalla tre quarti l'Inter, Serginio accelera ancora, resiste in area di rigore, dentro Comandini, Gianni Comandini, 1-0. Che siamo massi, che siamo dei maghi. Abbiamo detto che la fascia laterale è quella che risolve la partita di questa sera. Serginho ha già dimostrato in due occasioni sulla sinistra, è entrato molto bene, ha visto Comandini completamente solo, e Comandini, guardate, senza nessuno dell'Inter, la difesa dell'Inter ha dormito completamente. Paolo Maldini, cuore di drago, appoggia ancora Serginho, può andare Emirut, punta Emirut, punta, punta, punta ancora, viene avanti ancora, potrebbe tirare, mette in mezzo Comandini, il gol! Comandini, dopo 2 minuti e 40, è la messa, sentenza Comandini, è sentenza Comandini la messa. Il traversone verso il centro, Comandini, Gianni Comandini, 2-0, 2-0, incredibile. Amici, l'asse, all'asse di sinistra Serginho Comandini, gli eroi di questa partita al 18° del primo tempo, perché tutti e due gol sono nati da là, tutti e due gol, passaggio e conclusione di Comandini. Incredibile, l'Inter sta soffrendo tremendamente su quella parte e non ha messo rimedio. Guardate il colpo di testa, spettacolare. Va sul fondo, mette in mezzo, pallone dentro, attenzione, colpo di testa, gol Comandini! È il secondo gol di Comandini al 18°, gol! Fabio, c'è da dire una cosa, che c'è da aspettare. Eccoci dunque, adesso sai che con i fumogeni si vede poco, tu sarai contento. Prima cominciate con le arance, adesso con i fumogeni, io non capisco come possono essere autolesionisti. Vedremo quello che succederà in questa ripresa. Calcio di punizione su Shevchenko. Avete sentito Maldini chiamare i suoi uomini, sale Roque Junior. Pronto a battere proprio Giunti. Il suo sarà un sinistro morbido. Attenzione al movimento di Roque Junior, che è mollato e libero. Spinto a rete, Federico Giunti, 3-0. Incredibile gol preso dalla difesa dell'Inter. Una palla che sembrava innocua, perché tutti marcavano Roque Junior. No, nessuno marcava Roque Junior. No, ma marcavano, seguivano naturalmente. Alla fine nessuno ha seguito Roque Junior. Poi all'ultimo momento su Roque Junior scala un uomo all'improvviso, vedete? Lo spinge e questo inganna. Infatti. Sebastian Frey. Attenzione, palla dentro, palla morbida, attenzione! E c'è il gol di Giunti! Giunti, Giunti ha segnato Giunti. Il gol! 3-0 per i ragazzi! Helberg con calma, Giunti, bellissima partita di Giunti. Shevchenko, tornano in due su di lui, passa in mezzo Shevchenko, possibilità di sviluppo di azione a sinistra con Serginho. Shevchenko chiede palla sulla parte opposta, va fino in fondo Serginho, lo serve Andri Shevchenko, 4-0, cappotto. Signori, l'eroe Serginho ancora una volta propizia un gol spettacolare scavalcando dalla sinistra il portiere Frey. Incredibile velocità e agganciare, ha scucchiaiato il pallone che si stava perdendo quasi per la linea di fondo. Guardate la bravura di Serginho, incredibile, e Serginho ha fatto un gol anche molto difficile. Come nella in Florida, va e va e va e va, mette in mezzo il pallone, colpo di testa, gol di Shevchenko, Serginho, gol, giocare in Spagna, ecco Herbert fermato irregolarmente, calcio di punizione, chissà cosa che cosa vuole la palla, vuole il pallone. Ma cosa, non se l'ho capito cosa voleva, la palla o il giocatore? Niente, un deficiente.
è incredibile. E adesso c'è l'invasione anche di fotografi, non mi sbaglio. Così l'Inter rischia anche la squalifica dopo il motorino. No, non si è capito cosa voleva. Ma che vuoi che volesse? Voleva la pazza. Ma che voleva? Incredibile. Se ne stesse a casa sua. Ecco, anche un gesto intelligente nel finale. In questa partita ci voleva anche questa. Qualcuno pensava che fosse un inserviente. Sì, voleva il pallone, ma non voleva più, voleva interrompere la partita. Ecco che cosa voleva fare, quello era il suo grande gesto. Calazzandri! Shevchenko! Ai ai ai, 5-0, è la sconfitta nel derby più pesante della storia dell'Inter per adesso. Ti stavo dicendo che stava preoccupandomi gli ultimi 10 minuti, gli ultimi quarto d'ora, perché l'Inter aveva completamente lasciato, mollato tutte le libertà al Milan, che va in porta come se fosse un allenamento, e tutti i gol, amici, sono venuti dalla fascia. Guardate Calazze che è stato molto bravo, se il centro. Ancora Milan con Calazze punta, viene avanti Kaka, fascia di sinistra, mette in mezzo il pallone, i gol! Penso chiaramente, vincendo 5-0, tu pensa che il Milan sembra che siano i 30 giocatori in campo, che sono tutti sbarcati, in più questa umiliazione dell'Olé, è una cosa... Però veramente... ci fosse così nel Milan all'ascolto, siamo d'accordo. Cioè è un'umiliazione in questo momento, eccolo alla qua, quale bisogna reagire, in qualche modo bisogna reagire. Eccolo qua. Serginho, buco interno, Serginho, 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby, 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby. Io te l'avevo detto, era preoccupante che quello che stava giocando in Milan. Adesso i tifosi dell'Inter si stanno arrabbiando e sta diventando anche pericoloso, perché continua a buttare gente in campo, tutti, molti stanno andando via, che forse è la miglior cosa pacifica è fare, andare via, perché creare una violenza con la sconfitta non farebbe bene a nessuno. Veramente incredibile. Esce Shevchenko. 6-0, io naturalmente capisco l'entusiasmo del Milan, capite anche in questo momento lo stato d'animo dei tifosi del... Cigno va, solo davanti al portiere, gol! 6-0, 6-0, 6-0, Serginho, 6-0, ma dove siamo? E sono 6! Andiamo a impazzire! Sto scorrendo velocemente i precedenti, vi ho già detto che questa è la peggior sconfitta in assoluto nella storia del derby e nella storia dell'Inter in casa. Nella storia del derby di campionato è la peggiore in assoluto, anche comprese le partite fuori casa. Il campionato, essendo la peggiore nella storia, è ovviamente anche la peggiore del derby. Questo... due giocatori fuori gioco. Veramente un momento difficile anche per questo, perché poi... ma c'era un minuto di recupero. Tu sei Tardelli adesso. Che fai? È finita. Niente. 6-0 per il Milan. Non ho parole. È stata una partita nel primo tempo molto bella, molto divertente. Nel secondo tempo c'è stata fino al 3-0 del Milan, poi non c'è stata più, però non c'è stata proprio più l'Inter, che ha finito per prenderne 6. Abbraccia tutti i Maldini, e devo dire che sarà soddisfatta anche la società per questo straordinario successo. È finita 6-0 per il Milan, non era al Foro Italico la partita, era a San Siro. L'Inter ha conosciuto uno dei momenti più bassi forse della sua storia, sicuramente quella recente, ma credo anche di poter dire della storia in assoluto dell'Inter.